Però per configurare il nostro lavoro di oggi, un'oretta, io ho bisogno però che non stiate così tipo seminario accademico, perché non ne cavate niente, cioè non avete bisogno dei laptop o dei computer o degli quaderni appunti, avete bisogno di metterli in maniera frontale rispetto a me. Quindi, un po' stile autobus in due file, dovete configurare una specie di piccola platea frontale, così, aspettarsi un attimo, vi faccio vedere. Una qua e una qua, mi metti in questo modo, tu vai indietro. Andate indietro, un po' più indietro. Tipo un'aula frontale, capito? Anche chi sta su quel lato va bene, anche se volete stare su quel lato va bene. L'importante è che però siate voltati da questa parte, come se, siccome questo tavolo non è il massimo per fare il mio lavoro. Comunque. No, ma tipo autobus, ma voglio dire. Se avete messo io scendo alla prossima. Fate come quelli lato, che siete molto, si vede che siete molto vicini, appunto, uno vi dice una cosa, beh, 50 pressioni sulle labbra. Buongiorno. Buongiorno. Tutti italiani? Cresciuti da genitori italiani, sì, tutti italiani. Chi conosco? Conosco Uma. E chi altro conosco? Uma la conosco proprio. Noi ci siamo. TEDx Lewis, appunto. E no, gli altri non li conosco. Romani? Altro? Bene, avremo un'ora da stare insieme, che non è molto. Io mi chiamo Alberto Castelletti, qualcuno di voi sa qualcosa di me? Sono, lei è linguista e filologo. Mm. Questo. Quando avevo l'età tua. È vero, perché tu quanti anni hai? 22. A 23 anni ho scritto col prof con cui mi laureai, che si chiama Luca Serianni, che è un linguista importante, quindi quello che dici corrisponde al vero, una grammatica italiana. Se oggi voi prendete le garzantine, le avete presenti le garzantine? C'è una che si chiama l'italiano, che è la grammatica reference dell'italiano più, diciamo, fededegna, più, e fu il mio primo lavoro scientifico. In effetti facevo linguista e dialettologo. E però ho deciso presto, abbastanza presto, entro 25-26 anni, di non fare la carriera accademica, nonostante il fatto che fosse quello che mi sollecitavano tutti, perché sapete, in queste carriere qua, un po' come i matematici, la linguistica, essendo una disciplina abbastanza formale, fonemi, cose, eccetera, eccetera, etimologie, uno è maturo scientificamente a 26-27 anni, sapete che la maggior parte dei matematici le loro scoperte importanti le fanno entro 30 anni. Quindi a 25-26 anni ero già bello pronto per fare la carriera accademica, ma decisi di non fare il linguista e il filologo, anche se spiritaccio mi è rimasto sempre, e di andare a lavorare alla Radio Rai. Alla Radio Rai, dove mi sono, diciamo, mi sono mantenuto in vita, cioè mi sono, era il mio lavoro principale. Facevo due cose, facevo lo speaker e l'intervistatore, il conduttore di programmi alla Radio Rai, prevalentemente su cultura, società e libri, libri, cultura. E poi facevo il redattore freelance per varie case editrici, e la passione per i libri era tanta che a un certo punto nel 93, chi dico, quando siete nati? 96. Nel 96? Come ti chiami? Ilia. Fuori. Ti chiami Ilia? Sì. Ma sei italiano, di genitori italiani? Sì. Sì, ok. Ascendenza slovena, italiana, slovena. Triestina? Slovena? Trieste? Sì. Ah, ok, città magnifica, cosa molto legata. Bene, a parte ciò, decisi di occupandomi di libri, a un certo punto nel 93, quando la maggior parte di voi non era ancora nato, o era nato da poco, non eravate ancora nato, da poco, fondai questa casa editrice che porta il mio nome e che esiste ancora, cioè se voi vi prendete il disturbo di googlarmi, nowadays everybody googles everyone, so you can google me whenever you want. Alberto Castelvecchi fa il trainer di comunicazione, bla bla bla, che è il motivo per cui siamo qui oggi, e sono un editore di libri. Nel 2006 ho lasciato la casa editrice, attualmente la gestisce un'impresa grande, sapete che le case editrici spesso vengono assorbite da distributori, da gruppi editoriali. Continua a esistere, fanno anche eccellenti libri, per cui vi potrebbe capitare di trovare, soprattutto sul mondo della politica, sulla statistica politica, che Castelvecchi continua a essere una casa editrice abbastanza quotata, e nel 2019 lancerò un nuovo progetto editoriale, per cui sapete, il mondo dei libri e dell'editoria è un po' come la mafia, cioè se ne esce solo morti, nel senso che una volta che tu cominci a fare libri è una specie di scimmia, di tossicodipendenza che si attacca addosso, e in qualche modo sei sempre dentro quella roba lì. Non solo il libro cartaceo, proprio l'idea, un editore di base fa tre cose,
nel flusso delle idee della propria contemporaneità, nel flusso, diciamo, intercetta dei contenuti, degli autori, dei talenti, delle idee, quello che è. Però il suo mestiere comincia da quando fa l'intercettazione di questa roba, anche tramite le persone che gli portano i progetti, nel calarli in un certo formato, cioè l'editore è soprattutto un formato, uno stile intellettuale, la casa editrice La Terza e la casa editrice Einaudi e la casa editrice Longanesi hanno stili intellettuali, formati grafici, modalità, piani editoriali diversi. E questo è molto importante perché viene spesso trascurato, cioè quanto è importante proprio il filtro editoriale, il fatto che ci sia qualcuno che fa l'editor, che sceglie come formattare l'idea. Se io devo costruire un saggio, quando ho fatto l'editore, io lavoravo con persone che avevano la vostra età, cioè la maggior parte, non la maggior parte, una parte delle persone con cui ho lavorato, che attualmente sono professori universitari, hanno pubblicato con me il loro primo saggio prima di laurearsi. Quindi cosa vuol dire? Che tu ti metti a fianco a un governatore e costruisci il libro già dall'indice, si costruisce l'indice insieme, si lima insieme, aggiungi questo, togli quest'altro, quindi è un po' come dire un produttore discografico per un cantante esordiente, perché conta molto. Sapete, quando si fa la storia della musica pop, si dice spesso che i Beatles erano i Beatles, ma c'era il quinto Beatle, che era Martin, che era quello che decise a un certo punto di utilizzare l'orchestra a fiati, che decise di arrangiare le loro canzoni con gli archi, tante cose che sentite nei dischi dei Beatles sono i Beatles, ma c'è anche questo quinto Beatle invisibile che è il loro producer. Ecco, l'editore fa un po' questo, è un po' il quinto Beatle dietro il talento degli autori. Mestiere bellissimo. Mentre ho fatto questo mestiere bellissimo, l'altro mio mestiere era di lavorare con le imprese, di lavorare con le organizzazioni, di lavorare con i leader per insegnarli a comunicare meglio. Talentaccio che uno si porta dietro la radio, poi insomma mi è sempre piaciuta l'oratoria, anche da filologo mi piaceva studiare come veniva praticata quest'arte nell'antichità. Nell'antichità non si aveva la fortuna, diciamo, di parlare, sì, si parlava anche in spazi come questo, ma erano più le cene private. L'oratoria era un'attività pubblica, più in piazze grandi come questa di Sant'Andrea della Valle, addirittura immaginate l'Agorà di Atene, immaginate Piazza del Campo a Siena nel Medioevo, cioè si parlava spesso con 1000, 3000, 5000, 10000 persone all'aperto. E io dico sempre ai miei studenti, che hanno grosso modo la vostra età, perché insegno alla LUIS, provateci voi a convincere 10000 vostri coetanei a seguirvi in battaglia parlando all'aperto, magari con due che vi tengono in piedi su uno scudo, voi in piedi sullo scudo gli dovete dire, non è mica che potete dire, no, ateniesi dovremmo batterci, sarebbe il momento di, immaginate che drive, che fisico ci voleva per fare l'oratore politico, per fare l'avvocato, quando si tenevano delle arringhe all'aperto davanti a 500 persone, o anche non all'aperto, che fisico ci voleva per parlare insomma senza microfono. Oggi non abbiamo microfoni, ma provateci voi a parlare con 500 persone senza microfono, come lo raccontate. Insomma, questo per dirvi che fin dall'antichità gli esseri umani sono stati molto molto presi da questa attività di parola. Perché? Adesso cominciamo, vi faccio fare degli esercizi oggi, non è un seminario teorico, la mia è una disciplina molto pratica. Perché se voi ci riflettete, il Sapiens, noi, con varie release, diciamo più o meno riuscite, diciamo, il Sapiens esiste da circa 200.000 anni, 200.000 anni, cioè nell'attuale configurazione genetica pare che abbiamo circa 200.000 anni. Recentemente, cioè lo scorso anno, sono stati trovati nel nord del Marocco degli scheletri che parrebbero retrodatare questa cosa a 80.000-90.000 anni prima, ma finché non è finito, diciamo, lo studio scientifico di questi scheletri, che pare che siano uomini a tutti gli effetti, però per adesso, diciamo, la datazione è 200.000 anni. 200.000 anni sembra molto, ma come sapete, se considerate che ci sono squali che sono grosso modo uguali a come erano 7 milioni di anni fa, in termini evolutivi è questo, cioè 200.000 anni non è niente, però per noi è molto tempo, centinaia di generazioni. Beh, per circa i primi 194.000 anni, quindi la maggior parte del nostro percorso sul pianeta, noi esseri umani non abbiamo scritto una riga. Questo è il punto, non abbiamo mai avuto a disposizione sistemi di notazione del linguaggio scritto e dei numeri scritti. È molto importante, perché l'astrazione matematica nasce sì dalla beautiful mind matematica, ma nasce anche dalla capacità di vedere uno spartito di numeri come se fosse uno spartito musicale.
l'idea che il numero 3 si faccia in un certo modo, che il numero 2 si faccia in un certo modo, se vi dico 2 voi pensate a una certa forma, ma è un'idea molto recente nella nostra storia. Se pensate a come erano i numeri per gli antichi, nascevano da qui, nascevano dal corpo, si contava così, il numero 1 degli antichi romani, 2 sono 3 dita, 3 sono 3 dita, 5 è una V, 4 e 5 meno 1, rappresentante il numero romano 4, ecco, nasceva dall'esperienza corporea il numero, doveva impattare sul mio corpo. Pensate quindi che senza disporre della scrittura, gli esseri umani hanno tramandato non solo leggende, favole, sogni, poemi, preghiere, hanno anche tramandato tecniche di caccia, tecniche di navigazione, tecniche di viaggio, tecniche di costruzione. Ci sono delle città in Anatolia che sono precedenti all'avvento della scrittura, siamo diverse migliaia di anni prima di Cristo, ma hanno strade ben fatte, mura ben fatte, sistemi di invaso dell'acqua. La domanda è sempre come avranno fatto questi qua a fare cose di quel genere senza la scrittura. Cioè come avranno fatto a colonizzare con pagaie rudimentali, vele rudimentali, l'oceano Pacifico. Ci avevano mica il tom-tom, si viaggiava tra questa zona dell'attuale Italia e la zona dell'attuale Foresta Nera in Germania, a piedi o a dorso d'asino, per commerciare pelli, ambra, gioielli, queste cose qui. Ed è in questo modo che poi la scrittura celtica piano piano scese in Italia, in epoca storica. E la stessa scrittura che usano gli Etruschi non è di origine a quanto pare italiana, viene dal centro dell'Europa, pare, dico pare. Detto questo, se io ti dovevo dire devi andare, non si chiamava Foresta Nera, ma insomma devi andare là, da qua, non è che ti dicevo tu ti chiami Leone, prendi la macchina, metti il tom-tom, poi ti fermi sull'autogrill, poi esci al Brennero, poi c'è, ecco, magari tu dovevi viaggiare tra Viottoli, Sterrati, tra Valichi e Alpennici, in mezzo a lupi, leoni, insomma c'era una fauna anche abbastanza, orsi, c'era una fauna abbastanza aggressiva, quindi dovevo essere molto molto preciso con la mia attività di parola. Quando entriamo in epoca storica i latini dicono state ben attenti perché ne ammazza più la parola che la spada. La parola può ferire, la parola può segnare, la parola può scatenare intere popolazioni. Pensate a quanto, per arrivare a una cosa contemporaneissima che rispetto all'evoluzione è 5 minuti fa, ogni tanto quando mi hanno chiesto come analista anche dall'estero, io lavoro anche in inglese, in francese e spagnolo, quindi durante la recente notte elettorale abbiamo lavorato con Sky UK, abbiamo lavorato con Euronews, insomma con un po' di Al Jazeera, e ci hanno chiesto ma l'attuale campagna elettorale italiana com'è andata? L'attuale campagna elettorale italiana si è decisa in buona parte in televisione, cioè con attività di parola, anche se c'era internet come grande polmone che ha portato i 5 stelle fino a un certo punto, la botta definitiva di Di Maio è stata essere bravo sui tempi televisivi, così come il calo di Forza Italia alle recenti elezioni è dovuto sostanzialmente al calo di presenza televisiva di Silvio Berlusconi, che è apparso stanco, provato, con la mascella incartata, cioè non performante fisicamente. Voi sapete che Berlusconi nelle precedenti elezioni della precedente legislatura, quelle che portarono Mario Monti a crollare, nel senso che se tutti si aspettavano che Mario Monti avrebbe preso il 20%, preso un punteggio molto piccolo per la sua scarsa presenza televisiva e anche, diciamo, per il non grande entusiasmo delle masse italiane nei suoi confronti. Però di là da questo vi ricordate che Silvio Berlusconi era dato già sconfitto, ma in poche settimane riuscì a conquistare 10-12 punti di consenso con una campagna solo televisiva. A questo giro non gli è riuscita, il vecchio leone stanco e distrutto, insomma si vede che è un uomo provato, quindi la televisione, e questo se ci pensate in termini, la televisione che poi è attività di parola, in TV ci sei tu col tuo corpo, con la tua faccia, con i tuoi gesti, col tuo sguardo, la televisione è veramente l'oralità degli antichi trasformata in schermo catodico. Beh, se ci pensate questo è un destino molto crudele, Silvio Berlusconi è un imprenditore della televisione, impone negli anni 90, quando voi eravate piccolissimi, il linguaggio della televisione commerciale alla politica, perché prima di Silvio Berlusconi nessuno parlava semplice, c'erano le convergenze parallele. Non so se voi avete visto il film Amici Miei. Nel film Amici Miei, che è un film comico molto bello con Tognazzi, peraltro, c'è la famosa supercazzola, cioè quelli che dicevano dobbiamo a livello politico, sociale e culturale, nell'ambito di un'attività che andrà sul territorio a far convergere forze disgiunte che potrebbero trovare orizzonti programmatici, questi pipponi, che ha detto, arrivano questi e dicono lavoro,
pane, lavatrice, cioè parla un linguaggio concreto. Silvio Berlusconi è stato il primo negli anni 90 a imporre questo linguaggio e oggi tutti i leader politici, pensate a Salvini, pensate alla stagione di Renzi, pensate, parlano un linguaggio molto concreto. Non dicono gli aventi diritto all'occupazione, dicono i lavoratori o i disoccupati o i giovani, cioè si parla un linguaggio molto molto diretto. Quindi la cosa crudele è che Silvio Berlusconi nasce da imprenditore di questa roba, la impone alla politica perché porta tutto lo stile della televisione in politica. La televisione è stata per la sua carriera politica anche di leader, come la tavola da surf per il surfista, è stato il miglior surfista della comunicazione televisiva per tanti anni. E però obiettivamente i Berlusconi che avete visto in TV negli ultimi mesi faceva pena, era gli stessi forzisti mi dicevano il presidente non c'è più quella capacità, per cui pensate a Di Maio, appunto Di Maio, persona che credo chiunque di voi potrebbe insegnargli storia, geografia, partiamo dalla storia, dalla geografia, dalla matematica, cioè Di Maio è una persona di cultura molto molto ristretta, molto piccola, diciamo, non è esattamente un intellettuale, rispetto a voi proprio non c'è paragone, però Di Maio perché funziona? Nice face, nice suit, nice tie, bel taglio di capelli, abbronzatura perfetta e occhio televisivo e capacità quando gli fanno domanda di dire: dottoressa Annunziata, ma lei veramente pensa che il Movimento 5 Stelle voglia sovvertire le istituzioni? Noi ribadiamo una lealtà istituzionale. Questo atteggiamento qui che gli è stato proprio insegnato, gli è stato addestrato da Silvia Virgulti. Silvia Virgulti è una bravissima trainer, che è una mia collega, appunto, una che fa il mio mestiere. Beh, questo tipo di atteggiamento qui è televisivo. Di Maio funziona perché funziona in TV, punto. Per altre cose ci vuole Di Battista, ci vuole Grillo. Per la piazza ci vuole Grillo. Non me lo vedo Di Maio in piazza che fa: questi signori sappiano che quando arriviamo a quella Grillo. Ma per la televisione, soprattutto per essere rassicurante come tuo futuro presidente del consiglio, dimmi Alberto, tu sei il mio futuro presidente del consiglio. Tu sei il mio futuro presidente. Non sai quanto è vera questa. un giorno tu non sarai il mio addetto alle relazioni. A parte gli scherzi. Stiamo scherzando, però comunque per avere l'addestramento all'attività orale, in poche parole, ho fatto questo lungo pippone, siamo partiti da 200.000 anni fa per arrivare a Di Maio, mi rendo conto che è un decalaggio, no? O meglio, siamo partiti dal Neanderthal per arrivare a Di Maio, tutto sommato, diciamo, a livello di troglodotismo più o meno, quello, cioè la preparazione culturale, io guardate, però dico, se Atene piange, Sparta non ride, se Atene piange, Sparta non ride, non è che Salvini sia un grande intellettuale, non è che Renzi sia, cioè ve lo dico subito anche perché siamo in un posto dove lavorava Andreatta e dove lavora Enrico Letta, di gente come quella lì, cioè di Andreatta e di Enrico Letta, come preparazione istituzionale e culturale non ce n'è più molta nell'attuale classe politica, e veramente fatevi un giretto tra destra, sinistra e Forza Italia, anche Forza Italia, io lo dico con grande amarezza, non perché io sia di Forza Italia, ma perché bisognerebbe che ci fossero, no? Non è che hanno rimproverato i 5 Stelle di candidarsi alle elezioni dicendo candidando persone inesperte, questa era la linea di Berlusconi, Forza Italia ha candidato le sciampiste, con tutto rispetto per le sciampiste che io, come vedete dalla mia chioma, non frequento molto, o forse ho frequentato quelle sbagliate, non lo so, ma comunque in ogni caso, appunto, con tutto rispetto Forza Italia ha fatto delle candidature scandalose, quindi di gente veramente preparata in politica attualmente, preparata intendo dire come spessore culturale, veramente se Atene piange, Sparta non ride. Questo è un interrogativo che voi dovrete raccogliere per i prossimi giri, siete molto giovani, potreste avere vita istituzionale, vita politica nei prossimi 10-15 anni, pensateci, insomma, riportare un po' le competenze e il saper fare, lo studio, c'è un libro molto bello che ho pubblicato nella mia casa editrice, della mia università, della Lewis University Press, che si chiama I nemici della conoscenza. Oggi sembra che la conoscenza non serva più a una mazza, serve veramente essere carucci in TV. No, le conoscenze contano, lo spessore della cultura conta. Quindi pensateci per i prossimi giri, perché sta a voi la palla, non sta certo a Gigino, a quest'altro. Cioè, la cosa importante è capire che puoi condurre un paese che ha un PIL superiore a quello della Russia, lo sapete questo, no? Noi abbiamo un prodotto interno lordo superiore a quello della Russia. La Russia ha 3 volte la popolazione italiana e 20 volte il territorio italiano, noi abbiamo un PIL parecchio superiore a quello della Russia e continuiamo a rappresentarci come un nano geostrategico. Lo storytelling italiano è questo, che siamo dei nani geostrategici. Eppure
la Russia ha tanto gas, tanta terra, ma noi abbiamo un'economia industriale diversificata, turismo. Questo per dire, per condurre un paese del G7 come complesso come l'Italia ci vuole gente preparata. Questo è un po' il tema. Fatto tutto questo lungo pippone, bene, allora, avete mai studiato public speaking? Avete parlato in pubblico però? Oh yes. Sì, no, chi ha già parlato in pubblico? In che occasioni? Comizi? Hai fatto un comizio, come ti chiami? Simone. Hai fatto un incontro di pugilato? Quasi. Ti hanno menato? Mi hanno menato al pallone. E non devi menare con la fidanzata del tuo migliore amico, perché il tuo migliore amico se ti fa quello, vedi, ti prende appunti. Esatto. No, ho fatto un po' di incontri con studenti, con un'associazione che ho, quindi ho parlato. Come si chiama questa associazione? Free to Change. Free to Change, not bad. Yes. Non vuoi che dove sei tu? Di Genova, quello che ho girato. Ok, liberi di cambiare no, eh? Free to change, ma sì, esatto. I mean, that's true. I mean, because we're doing British politics, this is not bad, it's not, ok. Ok, free to change, ci siamo. E poi, ho visto una parola? Che si chiama? Intercultura. Intercultura, benissimo. Dite i nomi, allora, o faccio parte di una, questo lo dico anche ai manager, lavoravo nella finanza, tu te lo guardi, dico io ho lavorato per una grande banca, e tu dici, boh, è Generali, non so, è la, quella della mia città, è la SAR, è Unicredit, è Banca Intesa, cioè grande banca non vuol dire niente, un'associazione non vuol dire niente. Io dico sempre, questa è una cosa di vostra proprio prima presentazione orale, buongiorno, prima presentazione orale, se non è illegale... Dici, sai, ho la, la mia associazione che si occupa di gestione del credito sul territorio e anche di riciclaggio, l'andrangheta della Cosca, della Madonna di Polsi, sapete quella di San Luca, no? Allora probabilmente in quel caso sarebbe uno dice ti presento il mio compare Peppuzzo, queste cose, allora, in quel contesto avresti molto prestigio, però diciamo in questo contesto, ma se non è illegale ditelo, la mia intercultura, free to change, cioè siate un po' più bravi a promuovere i vostri marchi. Poi, chi altro ha parlato in pubblico? Io ho fatto 4 anni di presentazione universitaria, quindi gestione tutta la parte della mia lista universitaria e un paio di dibattiti in televisione. Per le, in televisione? Sì, una rete locale di Estina. Che si chiama? Tele4. Tele4. Per Tele4 che è una rete locale di Estina. Dillo, sai perché magari dopo ti chiedo come ti chiami e vado a cercare su YouTube se ci sei. Sì, guarda, sembra una cretina, ma sembra una cretina, ci sei? Sì, sì. Allora, per esempio, sembra una cretinata, però una TV locale, un'associazione culturale, imparate, bisogna cercare di dire, no? Non ho detto per la mia università, ho detto per la mia università che è la LUIS. È importante, cioè le persone, noi siamo scimmie curiose. E in quanto tali ci facciamo molto i cavoli degli altri, siamo avidi di informazioni, quindi date queste informazioni. Quindi ok, d'accordo, rappresentanti degli studenti. Bene, allora, di cosa abbiamo bisogno per parlare in pubblico? Abbiamo bisogno di questo, 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 questo del corpo, e abbiamo bisogno di qualche concetto ben organizzato. Nella prossima mezz'ora farò di voi dei grandi public speaker, anche meno. Allora, in piedi tutti quanti. In piedi tutti quanti. Per il momento non devo dire grazie. Le slide verranno condivise. Beh sì, mettiamo intanto, vai, scendi. Scendi, scendi. Ancora? Bravo, le mani lì. Allora, siamo scimmie evolute. Sappi, come ti chiami tu? Quindi se tu sai qual è la percentuale del tuo DNA che hai in condivisione con uno scimpanzé o con un bonobo, sai chi sono gli scimpanzé, sai chi sono i bonobo sono più simpatici, gli scimpanzé sono aggressivi, i bonobo sono gli hippie del mondo animale. No, nel senso che fanno sesso di gruppo come gli hippie, per smorzare la conflittualità, mentre gli scimpanzé sono peggio dei lupi, cioè c'è lo i bonobo sono tutti caruci, si abbracciano, eccetera, eccetera. Bene, lo sai qual è la percentuale? Chi di voi sa qual è la percentuale di DNA che condividiamo con gli scimpanzé e i bonobo? 97%, allora sappi che anche se ti trovo molto più attraente in una femmina di bonobo, tu condividi il 97% della tua roba genetica con io invece che assomiglio a un maschio di bonobo purtroppo, però comunque siamo sulla stessa. Noi condividiamo il 97% del nostro DNA con queste scimmie intelligenti, a parte gli scherzi. Ora però non dovete immaginare questo 97% come 97 kg contro 3 kg. Dovete immaginare, perché altrimenti vorrebbe dire che... siamo per piccolissima parte umani.
Invece dovete immaginare questo 3% come qualcosa di molto importante sul piano dei valori storici, cioè immaginate due fiumi che procedono affiancati, il nostro e il loro. A un certo punto, circa 200.000 anni fa per quello che ne sappiamo, ma anche molto prima perché noi cominciamo a differenziarci come ominidi da mezzo milione di anni fa, questi due fiumi cominciano a divergere fino a 3 gradi. Direte, a un piccolo angolo, sì, ma fatelo camminare per centinaia di migliaia di anni. Allora si spiega la nostra luce elettrica, il nostro linguaggio verbale, la nostra matematica, la nostra organizzazione sociale, l'università, la storia, l'angoscia di futuro, se vogliamo, la religione, la filosofia, tutto questo, e il loro fatto che, come sapete, i bonobo non hanno grande trasmissione culturale, il massimo della trasmissione culturale di bonobo è la salatura del tubero. Cioè, si vede una femmina di bonobo in un bellissimo documentario del National Geographic, se non mi ricordo male, che inzuppa una patata selvatica in acqua di mare, la lecca e si accorge che è più buona. E allora chiama le altre femmine e gli fa fare così. Ecco. Diciamo che noi siamo andati un po' oltre, abbiamo anche le bombe atomiche a causa di questo, però siamo andati un po' oltre la salatura della patata. Ecco, quindi questo 3%, tienitelo stretto, insomma, ok? No, è importante perché, tanto per capire che è una divergenza invece importantissima in termini di evoluzione proprio di patrimonio di stock genetico. Bene. Però in quanto scimmie evolute siamo verticali e orizzontali, questo qui è proprio l'impronta della specie. Siccome vi devo dare in pochi minuti gli essentials del body language, gli essentials del linguaggio del corpo, il linguaggio del corpo molto semplicemente è fatto da migliaia di fenomeni, non potrei insegnarvene neanche un 1% in questo tempo, ma posso darvi la chiave di lettura per conoscere globalmente come è fatto il vostro corpo quando comunicate. E cioè voi, come tutti i primati intelligenti che sono gli uomini, abbiamo conquistato la stazione eretta, le scimmie camminano sulle nocche, noi abbiamo conquistato questo, siamo gerarchici e territoriali. Nel linguaggio del corpo tutto quello che viene misurato sulla sfera verticale vuol dire gerarchia, autorità, autorevolezza o anche autoritarismo. Quindi primo principio del linguaggio del corpo, quello che viene dall'alto vuol dire potere. What comes from above means power. Questa è proprio una sorta di... Provate a fare, state così, mettetevi a piedi abbastanza stretti. Mettetevi così, alzate leggermente il mento. Vedete che già abbiamo un'area un po' più altezzosa? Immaginate se oggi vi avessi parlato così. A questo tipo di postura qui, per esempio, io posso farla all'inizio di un comizio, all'inizio di una lezione, se dico buongiorno, sono Alberto Castelvecchi, grazie di essere venuti. Va bene, no? Come inizio. Ma se continuassi a parlare così, voi pensate, o che ho una paresi al collo, se no che me la tiro. Cioè, questo naso all'insù, comunque, dà subito una sorta di distacco. Andrea, dimmi. Scusa Alberto. Se io vengo verso di te, quindi territorialmente mi avvicino e mi allineo con te, percepisci una cosa. Vai, fai scusa Alberto. Prego, dimmi. Invece, scusa Alberto. Dimmi, prego. Il mio naso va in su, anche il mio dito va in su, percepisci subito una cosa diversa. Fate dei gesti di questo tipo qua, copiate, questa è un'attività addestrativa, copiate. Così, il gesto di Obama famoso, questo, un gesto di questo tipo. Questi sono tutti gesti assertivi, affermativi, verticali, vuol dire che ci credete, si va dall'alto verso il basso, quindi questa è autorevolezza. Fate un gesto così, questo è un gestaccio, questo è un gesto di potere. Fate dei gesti di questo tipo. Dei gesti orizzontali sono gesti che fanno quello che in inglese si chiama bridging, cioè stabilisco un ponte fra me e te. Quindi quando noi parliamo in pubblico, immediatamente si percepisce se un gesto che viene dall'alto, un gesto... Pensate alla gravità, la forza di gravità, quello che i latini chiamavano la gravità, cioè il filo a piombo, la gravitazione. Un gesto di questo tipo c'ha un valore, un gesto di questo tipo c'ha un altro valore. Per esempio, se io dicessi, questa è una cosa molto importante e ve la dovete mettere in testa, dici, però vabbè, calmati un attimo. Se invece dico questa è una cosa molto importante, ragazzi, ve la dovete mettere in testa, vedete che sono più dolce, sono più morbido, questa è una proposta, questa è un'imposizione. Se dico, se entro nella stanza e faccio, ma non è più fatto poi quella mail al collega, è una cosa. Se invece faccio, ma la mail al collega, percepisce un Alberto diverso. Se io dico, ragazzi, questo è importante, voi dite sì, ma vedete quando i gesti sono molto alti, diventano addirittura autoritarismo. Invece se dico, ragazzi, questo è importante, è una proposta. Quindi, per tornare a noi, gesti verticali, postura verticale, molto verticale in questo modo qui, autorevolezza, autorità, ma a certe volte anche potere. Pensate al poliziotto londinese dei miei tempi, il Bobby, quello con il cappello lungo, che cammina così.
e anche se gli chiedevi, quando ero ragazzino andavamo a Londra per imparare l'inglese, se gli chiedevi le indicazioni ti ascoltavi con queste scarpone con la punta tonda, con luce, ti ascoltava così. Perché comunque il cappello lungo, il naso all'insù, è tutto un atteggiamento che lavora su questa dimensione qui. Sulla dimensione del gesto orizzontale invece si misura la nostra capacità di stabilire un punto con gli altri. Noi siamo gerarchici e territoriali. Capito questo primo concetto? Quello che viene dall'alto vuol dire potere. Adesso, stando su questa posizione qui, ci appoggiamo leggermente su un fianco e ci appoggiamo leggermente su un altro fianco. Dite voi a che serve. Intanto sto scaricando tensione. E secondo principio, il primo è quello che viene dall'alto, vuol dire potere, la contrazione è nemica della comunicazione. Quindi se riesco a decontrarmi, a mantenermi più fluido, mi comporto rispetto all'aria come un pesce si comporterebbe con l'acqua, cioè non mi muovo scarposamente, riesco poi a stare più aerobico, a stare meglio, eccetera, eccetera. Fatto questo ragionamento, se voi siete sempre in questa posizione qui, verrete percepiti come una specie di palo. Stante quelle cose che vi ho detto sulle prime comunità umane, eccetera, eccetera, la comunicazione a livello ancestrale non è frontale, lo speaker con il pubblico, non è così. La comunicazione era tante persone in cerchio, intorno a un fuoco. Quindi, per comunicare bene, io la comunicazione la faccio circolare. Per poter far circolare la comunicazione, vieni un attimo, mi hai detto ti chiami Ilia. Allora, Ilia, che c'ha anche le physique du vol, insomma, un fisico kennediano, cioè è pronto per fare il candidato democratico, però le elezioni, cioè devi sbrigare e diventare cittadino americano. Ma no, aspetta, no, si può fare il candidato presidenziale solo se siete nati negli Stati Uniti, non ci abbiamo, esatto. Purtroppo, non devi capire. No, potresti andare negli Stati Uniti, diventare senatore e cambiare la legge, così puoi fare il presidente. Vieni, fai un passo indietro. Allora, se Ilia, se tu stai così, in questa maniera, verticale, tira un po' il mento all'insù, è chiaro che questo è un atteggiamento abbastanza. Se ti appoggi su un fianco, già si vede un ammorbidimento. Rimettiti verticale, quando sei verticale e frontale, tu hai circa 90 gradi di apertura visiva. Quindi hai poco angolo. Se tu dovessi parlare con lui, o con lei, o con lui, vedi che devi fare una torsione, è complicato. Allora, che cosa serve? Chiediamoci perché, tutto sommato, le statue greco-romane sono sempre appoggiate così, anche quelle rinascimentali, ci avete fatto caso? Beh, rispetto al faraone, che è una figura ieratica, distante, che sta così a piedi pari, loro avevano lo spazio pubblico, dovevano far circolare la comunicazione. C'è una scoperta proprio della plasticità del corpo anche in relazione allo spazio. Allora, se tu ti appoggi, in poche parole, a sinistra, appoggiati a sinistra, ti si apre un angolo di 120 gradi a destra. Se ti appoggi a destra, ti si apre un angolo di 120 gradi a sinistra. Proviamo a farlo insieme tutti quanti. Se vi appoggiate su un lato, state aprendo l'angolo sul lato opposto. Pensate a Cicerone nel Senato Romano, pensate a un parlamentare che parla oggi in Parlamento. Se mi appoggio sull'altro lato, è sempre per lo spazio opposto. Questa è una cosa che Barack Obama, tutti gli speaker bravi, sanno fare, perché dietro un podio altrimenti sembra una scatoletta di... no? Invece se faccio questo sto coinvolgendo le persone. Quindi già abbiamo visto un principio di postura verticale che sembra essere... Quando Barack Obama cominciava i suoi discorsi, per far capire, oh, basta parlottare, adesso sta per parlare il Presidente, si metteva zitto per qualche secondo così. E allora la gente dice, oh, buoni che sta parlando il Presidente. È chiaro che questo atteggiamento qui, però, come vedete, è distante, questo serve a far circolare, vedete, la comunicazione va più così. Quindi posizione frontale per l'autorità, certe volte anche per l'autorevolezza o l'autoritarismo, posizioni laterali per far circolare l'energia. Quindi imparate a utilizzare i vostri fianchi. Ok? Per la gestualità abbiamo detto, adesso rimettetevi seduti, grazie. Dunque, che cosa ho fatto io con i miei occhi? Non è che ho fatto, dice, di guardare, no, però cosa ho fatto con i miei occhi da quando sono qui dentro? Ho guardato un po' tutti, ma come? Vi ho guardato così? Lei, favorisco un documento. Questo sarebbe uno sguardo ispettivo, vi sareste messi un po' sotto pressione. Vi ho guardato con sguardo da vecchio venditore, come c'erano un tempo quelli del... c'era lo sguardo da piacione. Come va? Sai quelli che dicono come va e già dicono di sì? Questa è un'antica tecnica. Come va? Bene. No, perché quella roba lì, grazie a Dio, non si vede più in giro, grazie, si vede molto poco, eh?
per 7.000 euro gli optional della sua autovettura. Mi dica che sono un costo. E tu mi dici che cazzo. Lo dico? Sì, sì. No. Sono un regalo. Capito? Questo atteggiamento qui, grazie a Dio. Anche se in politica ancora qualcuno ci prova a fare un po' così. Ieri Berlusconi ha fatto così. Fate bravi. Fate bravi. Azzettiti tutti. Detto ciò, quello che viene dall'alto vuol dire potere. La contrazione nemica della comunicazione. Principio universale di comunicazione che riguarda gli occhi. Gli occhi sono per il comunicatore uno strumento di ascolto. Pregasi di slittare in avanti con le slide. 5 livelli del body language, andiamo, occhi, mani, pancia, fianchi e piedi. Avete già visto sui fianchi e sulle mani alcune istruzioni. Adesso stiamo parlando degli occhi. Slide successiva, usa i tuoi occhi per ascoltare, non per guardare. Ma questa signora è una signora berbera del nord, diciamo delle montagne. Sai che i berberi spesso hanno gli occhi grigi, insomma. Era solo per dire credo che tu riconosca un po', diciamo, ogni tanto i berberi, soprattutto quelli più si entra nell'entroterra, più Uma ha lontane origini marocchine, se non mi ricordo male. Detto ciò, è la nostra studentessa Luis, la conosco per questo. E detto ciò, mettersi in ascolto con gli occhi, in qualunque momento. E quanto dura l'ascolto con gli occhi? È molto semplice. Un bambino, slide successiva, può guardarti in faccia per qualche cosa come 10 minuti. Un bambino ti guarda e non stacca. Fa le facce. Sapete che un bambino ride 10 volte, può sorridere 200 volte al giorno un bambino, lo fa per ringraziarsi la mamma. Una mamma di buon umore è più attenta, è più amorevole, una mamma di buon umore produce latte più buono. Lo stato ormonale, c'è più progesterone, più prolattina, quindi il latte è più dolce. Il figlio di buona donna, con rispetto parlando della buona donna, fa così alla mamma, anche per ringraziarsela, per attrarre la sua attenzione. Bene, lo spazio di, non so se ci leggete da laggiù, ma comunque ve lo dico subito, la durata di cui abbiamo bisogno per lo sguardo è di 2-3 secondi. Questa è la finestra di tempo nella quale io mi connetto con voi. Se fate un secondo o meno, o 4 secondi o più, c'è qualche cosa che non funziona. Quindi la finestra ottimale è tra i 2-3 secondi. Mi spiego meglio. Quando io raggiungo una persona con gli occhi, mi metto in ascolto, grosso modo per 3 secondi, dopo i 3 secondi divento invasivo se sto facendo un po' di spin. Questo è uno sbaglio che fanno tantissimi professori all'università. Lo vedete, si appiccicano a parlare con una persona. Immaginate che io faccia questo è lo sbaglio della invasività. E per questo motivo il linguaggio del corpo, noi lo articoliamo su diversi livelli che ci consentono di in qualche modo vedere l'esperienza umana. Tu stai lì? Come ti chiami? Giulia si sente plastificata sulla sedia, diventa un corridoio 1-1 e voi siete esclusi. Quindi se io sto più di 3-4 secondi nel public speaking, a differenza di un bambino che ci starebbe 10 minuti, divento invasivo, non va bene. Se ci sto però meno di un secondo, adesso vi faccio vedere l'errore opposto, quindi siamo sotto soglia, non sopra soglia, divento elusivo, guardate, cioè arrivo ma non succede niente. Buongiorno, sono Alberto Castelvecchi. Oggi parleremo di public speaking, che è una disciplina che ci consente di utilizzare il corpo, la voce. Cosa sto facendo? Ton, 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 ton. Non succede niente. Ho bisogno di trovare una persona, mettermi in ascolto, questa persona mi sta restituendo un feedback, però quando mi ha restituito un feedback, dopo 2, 3, 4 secondi vado su un'altra persona. Quindi il principio è: usa gli occhi per ascoltare, non per guardare. Io mi metto in ascolto delle persone con gli occhi, questo è fondamentale. La leadership si vede così, ascoltare le persone con gli occhi, e questo è vero anche in una interlocuzione face to face, cioè se io sto parlando con Leone, non starò sempre fisso con i miei occhi a guardare Leone, ma dopo 2-3 secondi, quando voi parlate anche con un amico, vi appoggiate sulla spalla, poi tornate, facciamo una simulazione. Vedi Leone, questa mail che ci hanno mandato, io direi di fare così, noi gli rispondiamo per punto. Però non la fare troppo lunga, perché sennò altrimenti sembra che diamo importanza. Tu prendi la mail, scomponi la proposta politica sostanzialmente, poi dopo magari fai così, tu dica che hai parlato con me e che aspetti di sapere quello che dobbiamo fare. Cosa ho fatto?
alternava un po' tra dentro e fuori, avete visto che era un po' dentro. Questo è quello che facciamo tutti, anche quando ascoltate un amico, fate, ok, e tu pensi, d'accordo, visto cosa ho fatto, sono fuori e sono dentro. 3 secondi dentro e 3 secondi fuori, questo anche nel contatto visivo 1-1 è quello che facciamo normalmente. Se io avessi mantenuto il contatto visivo continuo con Leone, guardate che pasticcio facevo. Leone, questa mail che ci hanno mandato, tu fai così, magari gli rispondi per punti, però non diamogli troppo peso, facciamo in questo modo, tu gli rispondi per punti, magari digli che hai parlato con me, il povero Leone si sente manipolato. Quando noi siamo troppo continui nel contatto visivo, gli altri si imbarazzano, si sentono manipolati. 3 sono le condizioni in cui noi recuperiamo un contatto visivo molto lungo, ma 2 di queste 3 sono molto brutte. Una è la sfida, immagina, alzati in piedi, il face-off tra pugili. L'avete mai visto fare quando fanno questa cosa? È chiaro, vediamo la sfida, no? Allora facciamo a chi resiste di più, ma uno sguardo brutto, cioè uno sguardo che vuol dire chi abbassa gli occhi per primo è più debole, quindi è una cosa, no? Questo. Se no ci può essere la manipolazione, siediti pure Leone, quello che avete visto prima che sta facendo con Leone. Leone, fai così. Leone, la tua carriera è nelle nostre mani. Puoi sentirti tranquillo. Ecco, una persona che fa così ti sta fregando. Se no, se non ti dispiace, lo farò con un membro femminile del Sapiens Sapiens, perché la terza condizione dello sguardo continuo è l'innamoramento, cioè quando siete innamorati. Se io dico sempre ai miei studenti, tu entri in un ristorante, vuoi vedere chi sono i due veramente innamorati, è molto semplice, non riescono a staccare, stanno seduti così, tutti gli altri parlano in questo modo. Tant'è vero che se vi è successo, poi se non vi succede, vi succederà prima o poi, ma se vi è mai successo di essere innamorati persi, è uno stato di grazia che dura da periodo finestra delle poche settimane a qualche mese, però vi sembra di avere davanti la Madonna, l'incarnazione di Gesù, cioè sostanzialmente qualunque minchiata dica l'altro, sai, mi sono fatto un Samsung, davvero, fantastico, cioè, sai che il prossimo fine settimana vado a Siena, davvero, cioè qualche stronzata che dica, perché è una forma di impazzimento chimico, l'amore si sa, ma d'altro canto che cosa dicono i poeti? Perduto negli occhi dell'amato bene, i cantanti sono caduto negli occhi, cioè noi tendiamo a cadere nello sguardo delle persone che amiamo, ma è una reminiscenza di quella roba lì, c'è uno stato di amore profondissimo. Cambiamo di slide, quindi il principe. Una domanda, nell'eventualità in cui non si faccia, o nel mio caso non si possa, quanto si perde effettivamente nella comunicazione? Cioè nel senso, te montare come poi termetico ti fa una pipa, cioè senza chiedere che hai vinto. Se io non posso se non posso usare gli occhi, quanto perdo a livello comunicativo? Allora, sono così, ecco, perché sei un ipovedente, esatto. Un non vedente, esatto. O perché sei al telefono? Cioè, qual è il rischio fondamentale? Cioè, arrivo comunque, arrivo meno? Dunque, ho lavorato recentemente con una cliente ipovedente. Glielo faccio proprio perché sono ipovedente. Allora, innanzitutto ho lavorato recentemente con una persona ipovedente che tendenzialmente mi vedeva dalla periferia del cristallino, non dal centro. Per cui ovviamente una persona ipovedente, invece di avere l'impressione che ti guardi dietro gli occhi, ti sembra che ti guardi sempre un po' attraverso. Io consiglio comunque, identificando grosso modo, tu mi vedi con una sagoma d'ombra adesso. Esatto. Cioè io non distingo i lineamenti del suo viso. Però grosso modo lo vale del mio volto, sì. Lo vedi. Cerca di indirizzarti verso quelli che presumibilmente sono gli occhi. Ok. Ecco, adesso è uno sguardo molto più espressivo, cioè la tua intenzione va lì. Lo so che per te questo non produce in pratica, però dovresti esercitare, adesso per farlo come training adesso è un po' lungo, però quando ho lavorato con persone ipovedenti, a me è capitato di lavorare sia con persone ipovedenti che con sordi profondi, un sordo profondo è uno che non ha mai sentito, e la capacità di public speaking di una persona che non parla, parla solo con i gesti, è enorme, per cui si va in una forma di suppletivismo. Suppletivismo vuol dire che supplisci con altre cose, la voce, la presenza fisica, l'indirizzarti verso. Per esempio, se guardando una platea vedi una serie di sagome, grosso modo dove il volto lo sai, vai verso il volto, ma vacci con il cuore, non con gli occhi, e in qualche modo arrivi. Non so se... Sì, ho capito. Cioè, in qualche modo è dire, che ne so, dimmi un po', ti voglio bene. Ti voglio bene. Accidenti. Posso dirti una cosa? Anche io, ma non sei il mio tipo. A parte questo, stavo scherzando, però comunque indirizzarsi verso può essere importante e si può supplire magnificamente. La voce,
il resto della corporeità, i gesti, la respirazione, pensiamo a quanto della nostra comunicazione avviene al telefono, quindi a quanto voi spesso riuscite a proiettarvi in un orizzonte immaginativo ascoltando le persone alla radio. O a quanto, questa è una fantasia soprattutto femminile, siccome la maggior parte degli uomini siamo dei mezzi cessi, non sto parlando di te, sto parlando di... Allora, molto spesso tu hai, soprattutto uno che ha la voce così come me, spesso dice sì sì, la ricevo domani all'università, venga pure, cioè dice questa si immagina di vedere un figone, vede una specie di mezzo cesso, arriva e fa, a casa te, quante volte mi cambia sentire uno che ha al telefono, ha una voce magnifica, poi visto di persona, vabbè, no? Ce lo facciamo piacere. Sostanzialmente la voce è un grandissimo stimolatore di proiezioni fantastiche. Per cui anche laddove non sussista proprio il contatto fisico, chiamo che buono mi ha detto Francesco, possiamo comunque entrare in una forma, poi indirizzandosi con un po' di language, adesso tu mi vedi che mi sto indirizzando verso di te, lo senti anche dal mio tono di voce, lo percepisci da una sorta sì, di... Sì, cioè io modulo la distanza proprio col tono di voce che lei usa, quindi cioè, uso più che altro quella. Quello, certo, beh è chiaro che ti basi su un altro tipo di intercezione. Recentemente ho avuto da lui su una cliente che è stata con me 2 giorni insieme a un gruppo e con lei abbiamo visto che grosso modo si riescono a fare le stesse cose in maniera diversa. Quindi, insomma, non so se ti ho risposto, poi sì, 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 era per darti una risposta più tecnica dovremmo fare un po' di training insieme, io faccio il coach, se vuoi vieni a trovare la Luis, vieni ospite. A proposito, i ragazzi della scuola di politica hanno una specie di free bonus per venire ospiti alla Luis ogni tanto, per cui ci mettiamo d'accordo con la scuola e possiamo organizzarci. Grazie, lo sa, poi sa come fare. Venite a pattuglia, a questo punto ti sta venendo una specie di paresi, per cui ti ho visto, perdonami. No, sono devo dimmi chi sei. Ah, Federica. Federica. Lei sbatte poco gli occhi, cioè riesce a... No, chiude poco. Cioè, chiude... Cioè, abbiamo serissimi problemi di vista, li chiude continuamente. Cioè, questo influisce anche... Guarda, di solito, ti dico, quando voi guardate una persona negli occhi, adesso se ve lo dico rimarrete tutti immobili, però se voi guardate una persona negli occhi e la persona si sente guardata, normalmente vi dà un feedback che è proprio quello che mi hai dato tu adesso, cioè batte le ciglia. Allora, il battito di ciglia che si limita a pulire gli occhi è quasi invisibile, questo è un tic. Non si vede, vedete? Io faccio spesso questo, ma quasi non ci se ne rende conto. Invece, quando sto dando un feedback agli altri, è più lento. Quando una persona vi dà un feedback, la contattate, batte gli occhi in maniera più lenta. Quello vuol dire ricevuto, ti sto restituendo lo sguardo. Il problema non è battere molto le ciglia, il problema è non batterle. Io adesso stavo facendo questa cosa a un leone per simulare grosso modo quello che fanno i russi. I russi della mia generazione, in generale tutte le culture slavo-ortodosse, ma quella russa per eccellenza, per loro quando si siedono davanti a te per una negoziazione, per un lavoro, eccetera, eccetera, il loro problema non è la nostra teoria di Harvard della negoziazione win-win, vinco io, vinci tu, siamo alla... No, il loro problema è chi ha la forza. Quindi ti guardano in questo modo e ti ascoltano così. E vi assicuro che è particolarmente tosta, nel senso che non battono, si addestrano a battere poco le ciglia, perché il battito di ciglia è empatia, anche unito ovviamente al fatto che noi italiani quando ascoltiamo facciamo questo, mentre l'assenza di battito di ciglia è silenzio del corpo e manipolazione. Non so se ti ho risposto, andiamo molto veloci oggi, ma ok? Prego. Se uno volesse in casi particolari essere autorevole con una persona, deve farlo apposta quello che ha detto. Se uno vuole imporre qualcosa su una persona, che sia un avversario di qualche genere, qualsiasi cosa. Dunque, bisogna vedere di che tipo di imposizione parliamo. Per esempio, si sa che, parliamo della voce ad esempio, se utilizzo una voce grave e lenta, è più facile che io venga ascoltato come persona di una certa autorità, mentre le voci alte sono voci che nel mondo della pubblicità chiamano il giovanile e nel mondo della politica chiamano l'emotivo. Infatti la fine dei comizi è sempre su toni alti. Ed è per questo che domenica prossima io vi esorto, ricordate qual è la forza politica. Quindi questa è la fine, il movimento emozionale è toni alti, la gravitas può essere toni bassi. Un certo silenzio del corpo e lentezza del corpo, quella che appunto i latini chiamavano gravitas, può essere utilizzata per avere un maggiore impatto di questo tipo. Per esempio, nel sedersi in una riunione, se invece di manifestare empatia, cordialità, tu stai così, che una persona ti parla e tu rimani così,
o addirittura, siccome abbiamo detto che nel linguaggio del corpo tutto quello che è verticale vuol dire potere, io mi metto così o ti ascolto così. Ecco, ti senti un po'. Se invece sto così, per esempio, se prendo un allontanamento territoriale da te, per esempio questa cosa che stai facendo con me è normale se stai ascoltando una lezione, ma se ti metti così in riunione stai... No, durante una lezione è normale, ma se io ti parlo in una riunione e ti metto così, immagina che sei in riunione, o peggio ancora faccio questo. Questa cosa è un gesto di sfida, sapete, questo è un gesto che fanno anche i gorilla. Quindi sostanzialmente è un gesto che ti fa capire che non devo correggere. Che ho fatto? Ho sbagliato qualcosa? Venite in pace? Sì. Ci sono varie modalità. A proposito della voce, vi do questo piccolo dettaglio. Voi ogni tanto andrete in macchina, ascoltate la radio, giusto? Tenete presente che grosso modo, questi sono luoghi comuni, ma sono luoghi comuni, la pubblicità vive di luoghi comuni. Quando c'è una pubblicità che si rivolge a un target di età come il vostro, cioè 18-25, la voce è acuta. Vieni nei negozi Wind dove troverai una SIM di 2 giga e 500 minuti di conversazione verso tutti. Questo è un target 18-25. Oppure la Opel Adam. Opel Adam, disponibile in 32 colori. Vieni a provarla negli autosaloni domenica. Ecco questa cosa qui. Se invece devi vendere un Audi Q7 che costa 80.000 euro a qualcuno della mia età, non puoi fare Audi Q7. No, devi fare Audi Q7. Possiedi la strada. Fateci caso, no? Le pubblicità... Quindi quando io voglio essere in contatto con un'idea di autorevolezza, certe volte rallentare e abbassare la voce può essere. Se invece tengo questo tono qui, è chiaro che sto andando a movimentare. Infatti, per esempio, la voce di Renzi è stata analizzata come voce che ha timbri un po' di rabbia, ma anche femminili. L'avete presente la voce di Renzi? Mentre la voce di Salvini tende più, ma quello è il cromosoma leghista, cioè la Lega, c'è quella cosa che porca puttana, la Lega, quindi devi andare un po' sul Salvini è proprio il prototipo del leghista e la voce quindi è una voce di questo tipo qua. Quindi può essere proprio modellata la voce. Normalmente, per esempio, il target femminile invece 45, 40, 45, 35, 45 viene a torto ragione in pubblicità scambiato con un target MILF arrapata. Cioè, fateci caso, il tono è quasi sempre nasale. Signora, sono Conad. Il suo Conad. Fate l'amore con il sapore. Capito? Sembra una sorta di locale di scambisti. Invece il Conad è il Conad. Invece c'è questo atteggiamento. Chief Ammoniaca. È una roba che pulisce, sì, ma presentata in questo modo sembra una poesia, capito? C'è la erotizzazione della merce. Quando voi volete appunto stabilire un contatto soffuso, morbido con le persone, tendenzialmente l'intonazione si farà nasale. Mi consenta, viene da una generazione di venditori che hanno fatto imperi commerciali lavorando con i propri clienti con una voce nasale che produce una sorta di sonno e quindi ti permette di essere meno critico quando io ti faccio una proposta molto significativa. Capito? Questo, il tono nasale è tipico di una sorta di... Quindi la voce viene utilizzata anche per il silenzio. Ti faccio questo esempio, chiedi, da quanto tempo insegni public speaking? Da quanto tempo insegni public speaking? Da 12 anni. Questa è una persona, no? Invece, un secondo di pausa. Da quanto tempo insegni public speaking? Da 12 anni. 2 secondi di pausa, già cominciamo a mettere un fossato di mezzo. Da quanto tempo insegni public speaking? Da 12 anni. Quando parlate, quando utilizzate più di 2 secondi di pausa, o siete Gesù... Senti, Da quanto tempo insegni public speaking? Da 12 anni. Mettere per esempio qualche, se tu mi dici una cosa e io taccio prima di risponderti, questo può essere una cosa di potere. Per esempio, le piace la nostra proposta commerciale? No, chiedi. Questa è fa, vuoi rubare a casa dell'aria? Andiamo. Le piace la nostra proposta commerciale? La valuteremo. Vuol dire stai sotto schiaffo. Dunque, ultimissima cosa, poi credo che dobbiamo chiudere l'aula, è vero? Quindi abbiamo detto
oggi non possiamo fare molto, però avete visto come una postura verticale, dei gesti verticali, chiama una maggiore impositività nel linguaggio del corpo. Quello che viene dall'alto vuol dire potere, anche nella stretta di mano. Vieni un attimo qua, se io ti do la mano così, mettiamoci così che ci posso vedere i tanti, do la mano così, come va? Anzi, mettiamoci qua così ci vedono così. Io arrivo e ti do la mano così, guardate, carissimo, come andiamo? Avete visto come sta la mia mano? Ad esempio Vladimir Putin è noto perché dà la mano così, arriva direttamente con un aeroplanino in questo modo. Quindi no, è chiaro che è top down, c'è gente, questo soprattutto nel mondo degli affari, che fa proprio una sorta di aeroplanino. Carissimo, come andiamo? È uno che ti dà la mano in questo modo, è chiaro che ha un atteggiamento top down. Quindi anche nelle strette di mano, anche se ti do la mano e ti metto sotto così, o faccio come fanno molti capi di Stato, che faccio questo, questo è l'atteggiamento di potere, mettere la mano sopra, e l'altro capo di Stato infatti spesso reagisce mettendo l'altra mano sopra, il sorriso stampa, si vede che c'è una sorta di gioco alle cariche. Quindi nel linguaggio del corpo quello che viene dall'alto vuol dire potere. La contrazione è nemica della comunicazione, gli occhi servono per ascoltare. Si parla con tutti ma uno per volta, si parla con tutti ma uno per volta, non così, uno per volta, per 2-3 secondi aspetto un segnale di feedback e poi torno su un'altra persona, ok? You talk to everybody but one by one, questi sono i criteri di base. E sulla respirazione non ho molto tempo di dirvi perché a me tutto non si riesce a fare, imparate a usare le pause. Le pause danno maggiore risalto, trasformano in prodotto premium quello che sarebbe, se dico bene, allora adesso si sono fatti l'attrezzatura, per cui credo che dobbiamo finire la nostra lezione perché adesso credo che debba arrivare la prossima docente, sto dicendo una cosa semplice. Se invece dico bene, adesso deve venire il prossimo docente, quindi penso che possiamo salutarci, sentite che cambia completamente il clima della comunicazione. Quindi usare le pause per rispondere alla tua domanda può essere un modo per portare diciamo le redini del potere dalla tua parte nella conversazione. E ultimissimissima cosa, dobbiamo andare molto in là con le slide, quindi mentre lo dico tu scendi e cambiamo dove il contenuto, quindi scendi proprio, vai, queste slide che vi erano date parlano un po' di tutto, scendiamo, ok, fermati, torna su, ecco MCA, scendi, ecco. Molto semplicemente, se dovessimo fare un lavoro seminariale, una volta visto come usiamo il corpo nella comunicazione, è molto importante quello che diciamo, il format di quello che diciamo. Noi diciamo troppe cose quando parliamo in pubblico, bisogna dire meno cose. Io dico sempre, se devi salire a 7000 metri facendo l'alpinista, non ti porti uno zaino da 80 kg. Quindi la capacità di alleggerire lo zaino, comunicare efficacemente è un processo a togliere, non ad aggiungere. Più cose togliete, meglio comunicate. E come organizzerete la vostra comunicazione? Un messaggio forte all'inizio, una convalida al centro, una chiamata all'azione alla fine. Io penso che dobbiamo fare questo e questo, lo penso per questo e questo motivo, quindi dobbiamo fare questo e quest'altro. Non so se mi seguite. Uno degli uomini più antipatici della classe di politica della precedenti governi, Giulio Tremonti, mai stato un simpaticone Tremonti, però uno molto bravo, era molto noioso quando parlava ai convegni, un po' supponente, dicevano. Quando ha fatto il ministro e si è trovato a comunicare a livello popolare, è riuscito a utilizzare dei piccoli marchingegni, messaggio con validazione, in maniera molto facile. Noi diciamo che se vuoi comunicare bene devi avere un messaggio, una convalida e un'azione, e devi saper usare i numeri, le immagini e saper raccontare una storia. Tenete presente che le parole "voglio raccontarvi una storia" sono Alberto Castelvecchi, "voglio raccontarvi una storia", tutti così, "voglio raccontarvi una storia" è l'attention catcher numero uno. Bene, Giulio Tremonti, e chiudiamo su questa piccola stupidaggine, io non sono un tremontiano, è solo per dirvi che anche le persone più negate per la comunicazione possono diventare eccellenti comunicatori, va a fare a un certo punto con i sindacati confederali una visita alle infrastrutture del sud, perché mancava il tratto della Napoli-Salerno nell'alta velocità, andate a vedere i lavori della Salerno-Reggio Calabria, insomma qual era il messaggio dei sindacati? Se non ripartono le grandi opere al sud non si muove l'indotto dell'occupazione, non si muove l'economia. Quindi i sindacati portano il ministro al sud sapendo che il ministro deve indirizzare il portafoglio di spesa dello Stato. Torna e si muovono in treno.
torna alla stazione Termini intervistatrice del GR Radio. Attenzione, questo è importante, non c'è il visuale, è solo una cosa acustica. Ministro Tremonti, perché questo visita alle infrastrutture del sud? Risposta di Tremonti con voce un po' da, sapete che lui c'è questa voce, vede quel treno rosso alle mie spalle? Ci sono molti moscerini sul parabrezza, perché va molto veloce, si va da Roma a Milano in 3 ore. Noi da Roma a Reggio Calabria ce ne abbiamo messe 8 e si è pure rotto il treno. Non ci sono molti moscerini al sud sui parabrezza. Ecco perché dobbiamo intervenire con investimenti per rimediare a questo problema delle due velocità nel sistema paese. Fateci caso, in meno di 20 secondi una comunicazione di questo tipo contiene dei numeri, 0308 ore, delle immagini, il treno, il parabrezza, i moscerini, il treno rosso, non un treno, il treno rosso, si riferiva a un Frecciarossa, una storia, noi ci abbiamo messo 8 ore e ci si è pure rotto il treno, contiene un messaggio, una convalida, ecco perché, e una chiamata all'azione, ecco perché dobbiamo, cioè non ci sono molti moscerini perché si va in 8 ore, questa è la convalida, ecco perché dobbiamo investire sull'infrastruttura al sud. Quindi MCA, messaggio convalidazione, è quello che vi permette di essere dei bravi comunicatori anche in 20 secondi. Qual è il mio messaggio? Non quante cose voglio dire little bit of this, little bit of that, sapete, no? Little bit of Jessica, la famosa canzone di Jessica, of Monica, no. Questo è il mio messaggio. Che cos'è che lo rende fedelegno? Questo è questo, e che cosa voglio ottenere dagli altri? Messaggio, convalida, azione, numeri, immagini e storie. Questa è la valigetta del bravo comunicatore. Che 2 minuti andate per in pace. Grazie Meloni, vieni a venire. Che devo fare? Vieni a. Allora, non sono preparato. Adesso tu in 2 minuti mi venderai un buon motivo per iscriversi alla scuola di politica. Beh, la cosa principale è... Ma in tasca un public speaker mai? Mai. È vero, la prima lezione. La cosa principale è imparare a non tenere le mani in tasca. No, e quindi poter avere, persino gratuitamente, perché si paga profumatamente anche io, anche per un incontro di 5-10 minuti, è un tariffario elevatissimo, Castelvecchi, e quindi... Però, io ho dato la principale no, è poter assistere a queste lezioni, essere protagonisti della, allora, e tante altre. Quelli della SDP no. Vengono ospiti gratis da lui. A lui consigli come lezioni, li ho dati gratis, ma glielo ho dati male. Esatto. Perché se mette le mani in tasca, allora ti devo fare pagare, se ti faccio pagare ti faccio ancora no, male. Poi non solo diventamente, io quando comincio a fare un discorso, così sto così per tanto tempo, sto proprio tutto il contrario di quello che tu dici. Però è una cosa spontanea, mentre tu ci insegni a fingere in fondo, no? Così? E quindi mi devi rifare una lezione. Questa era la cosa che volevo portare a casa, il fallimento di Castelvecchi. Quando nelle scuole di marketing mi chiedono qual è la killer application, cos'è che vende la killer application, rispondo che è l'autenticità. Ma se uno autenticamente guarda, è un po' è sardo, cosa deve fare? Tipo, no? Beh, no. Fate un applauso a Castelvecchi. Ciao.